Momento per le offerte San Miguel. Scarica l'app di McDonald's e per tutto luglio scopri una sorpresa di fantastici premi settimanali. Affe e ferite della bocca causano tanti disagi. Però deve essere buono, poi vediamo. Chialovex protezione attiva può aiutarti a risolvere. Peccato il numero di carte e in tasca. E ti senti meglio. Alovex protezione attiva. Buon appetito! Ci vediamo prossima settimana con una nuova puntata di Mela Verde. Dirk e Kuss, e la prossima settimana. Ciao ciao. Che ha detto? Vania Malacarne è il primo sindaco di Ramon. Abbiamo visto le eccellenze, la pecora e il fagiolo di Ramon. Dietro tutto questo, per valorizzare, far conoscere e anche per tenere unita la comunità, ci sono tantissime iniziative che voi fate durante tutto l'anno. Il terzo fine settimana spettacoli, mostre, molti visitatori. A giugno invece, la prima fine settimana di giugno, c'è la rassegna della pecora di Lamon. Vi saluto assieme al sindaco di Lamon, ricordatevi di seguirci su Instagram, su Facebook, e domenica prossima l'appuntamento, come al solito, qualche minuto prima di mezzogiorno su canale 5. Speriamo bene. E la forza, centrista. Cosa? Blitz delle che manca? In Cisgiordania arrestati 25 capi di Hamas, l'operazione dopo le violenze iniziate con l'attentato palestinese alla spianata delle moschee, razzo da Gaza verso Israele, esplode in volo, appello del Papa al dialogo e alla pace. Confessa dopo un mese il fidanzato di Erika, la 28enne di Biella, uccisa mentre era in vacanza a San Teodoro in Sardegna. Lo ha coltellato economico anche per questi comuni intorno al lago e è evidente che la regione ha avuto una reazione perché probabilmente i numeri non sono corrispondenti a quelli non a plancio. Diffusi, questo, sì. Non sono assolutamente corrispondenti. So. E inoltre ringraziare la regione. E a pranzo che mangiamo? Questo dramma che sta avvenendo sotto i nostri occhi quotidianamente. E cucina un po' di spaghetti. Grazie, per ora è tutto. Di pasta, scusa. Questa è la situazione che riguarda la capitale, ma il problema, dicevamo, è nazionale. Il ministro Martina è pronto a dichiarare lo stato di calamità. Vedi, siamo in calamità. L'Italia è a secco per la siccità. Stasera. Siamo pronti a collaborare con le regioni nel... Una siccità eccezionale, tra le più allarmanti degli ultimi anni. Sarà buonissimo, ma è meglio stasera. I danni subiti dall'agricoltura ammontino a 2 miliardi di euro. Per fronteggiare l'emergenza, il ministro Martina ha annunciato. Andiamo domani in banca. Fondo di solidarietà nazionale, la richiesta. Dobbiamo prendere 2 miliardi di euro. Milioni per il piano di rafforzamento delle infrastrutture di irrigazione. Ah beh sì, dovrebbe andare, poi 20 minuti, 25-30 non più, il massimo, si fonde tutto e diventa, perché dovrebbe essere croccata. La famosa... lasagna. E beh. No, non c'è perché non ci va di questo tipo, in questo caso. Lo so. Ecco qui, perfetto. Abbiamo appena acceso il forno, così si scalda ed è pronto per ricevere la lasagna. Ed eccola qui la nostra lasagna pronta a essere inserita nel forno. Lasagna al forno con formaggio, uova, ovetto sodo. C'è anche formaggio, c'è tutto, non manca niente. Guardate che meraviglia la lasagna di oggi.
luglio 2017. Poi questo formaggio sopra si fondi ovviamente. E insomma, adesso mi dici come va. Buono? Non si sente bruciato? Peccato perché... Vabbè, basta togliere... A me c'è il caldo. Però è buono, eh? Io c'è un po' di biscotto, no? Beh, almeno è croccante. Stavolta proprio. Non si può dire che è andata male. Con il tè, no? A Roma la lotta contro lo spreco dell'acqua si concentra sui nasoli, le tradizionali fondamenta. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano in Romagna e poi abbiamo fatto un viaggio. Ma il vino non c'è più. Percorso dell'acquedotto che porta appunto l'acqua in tutte le case romane. Purtroppo gli episodi si ovviamente sono fatti che sono tanti di quelle fontane da simbolo della passione della capitale e della cultura pubblica si stanno trasformando in quello che non si sono. Il vino perché si può bere quanto si vuole, ecco. Senza essere legati. Poi. E prendi la birra. Uno spreco di cui i cittadini stanno prendendo coscienza in queste ore, in cui si fa sempre più certa la prospettiva, a pochi giorni, della chiusura dei rubinetti di casa.